Ciao ragazzi, nuovo video per farvi vedere come vedere partite o eventi televisivi totalmente gratis tramite internet. Infatti vi basterà soltanto una connessione internet per accedere a partite, streaming, eventi e tutti i canali che sono a pagamento. Allora, io ora qui vi farò vedere i siti di cui io mi affido per vedere le partite. Allora, il primo è atde.net, dove ci sono partite di calcio, Formula 1, NASCAR, poker e molte serie televisive. Vedete, qui ci sono gli orari. Per esempio, possiamo provare a vedere se funziona questo Bologna contro Africa Sport, per vedere la funzionalità di questo sito. Vedete, questa è la barra del volume. Questa è la barra di volume, questo per stoppare oppure per ingrandire lo schermo al massimo. Come potete vedere funziona. E la partita si vede abbastanza bene. L'unica pecca è la telecronaca che in una lingua è riconoscibile. Allora, poi un altro sito cui io utilizzo è Roia Diretta.com. Possiamo vedere diversi eventi. Allora, per esempio, possiamo provare a provare, per esempio qui ci dà il link e noi possiamo cliccare molto semplicemente. Ovviamente per qualcuno serve il media player, mentre si possono altri occorrono dei programmi come Sopcast, TV Rain e molti altri. Allora possiamo provare a vedere se Russian Premier League è presente in, ecco, just in play. Ora qui dice che sta caricando il canale entro 5 secondi. Ecco, caricamento. E ora entreremo nel canale. Caricamento. Ecco, come possiamo vedere ora in questo momento il canale è offline, quindi non sarà possibile vedere. Altro sito molto interessante è questo qui, appunto, di cui sono stato reindirizzato da Raya Directa, justin.tv, che è presente anche in versione per iPhone, l'applicazione caricabile dall'App Store, per vedere anche quando siamo in giro gli eventi trasmessi in streaming anche con connessione dati cellulare. Cioè, ragazzi, questo è un facilissimo metodo per vedere partite, eventi, canali in chiaro a pagamento, completamente gratis. Infatti non verrà chiesto niente, a parte di una piccola registrazione con username, password, una data di compleanno e un'email. Questo era un semplice video. Io vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube Video Review PC e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!